Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart e da Mauro Ciutini. Giornata di difficoltà oggi in A1 nel tratto che riguarda appunto l'incidente tra Incisa e Firenze Sud in direzione nord. Il tratto è stato riaperto a due corsie, anche la carreggiata nord come la sud. Rimangono però code, visto l'inizio anche di questo weekend, 7 km in carreggiata nord, 14 in quella sud. Per chi si reca al sud si consiglia di uscire a Impruneta e poi il raccordo Siena Bettolle, rientro a Val di Chiana. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, code per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e Scandicci in direzione di Livorno. Rallentamenti per materiali dispersi anche sulla 12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Genova. Infine i treni, il 19358 che percorre Pisa Centrale La Spezia viaggia con 47 minuti di ritardo. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.